Non poteva iscriversi al campionato di Serie A, almeno per quanto riguarda quest'anno. E questo è ciò che emerge in questo momento, dopo che c'è stato, stavo dicendo l'auspicato, ma non è auspicato, il naturale processo di revoca delle quote dell'Inter, della maggioranza delle quote dell'Inter da parte del fondo Oaktree. La premessa, userò un linguaggio molto semplice, sia perché non sono un addetto ai lavori, sia perché è importante capire i concetti. Ok? Allora, che cosa è successo? L'ho spiegato già ieri in un video, non ci torno sopra, anche perché è l'argomento di discussione. La cosa che mi fa più ridere di tutti di tutto è il fatto che in questo momento stiano uscendo le dichiarazioni dei tifosi illustri dell'Inter come Biasin che salutano l'avvento del fondo Oaktree alla proprietà dell'Inter come una conquista, come una cosa bella. Ecco, finalmente siamo anche noi americani, con entusiasmo, con gioia. Intanto fuori c'è il temporale, dovrebbero essere le lacrime degli interisti. E invece gli interisti oggi sono contenti, sono felici. E io giuro che non capirò mai se ci sono o ci fanno. Perché l'interista è sempre quello che è contento. Se non vince lo scudetto, ma tanto non importa perché noi abbiamo il triplete. E lo vincono gli altri e non conta. Se lo vincono loro invece conta. Se gli altri hanno i debiti è una vergogna. Se i debiti ce li hanno loro, non ce li hanno. E allora cerchiamo di fare un po' di ordine tra le tante cavolate che si stanno dicendo in queste ore. E che purtroppo, vedete, la cosa grave è che. Certo, uno può dire, certo, arriva questo qua, sto Emiliano Faziosi, chiaramente della Juve, a spiegare a noi che cosa è successo. Invece sulla Gazzetta, sul Corriere della Sera, su Calcio e Finanza stanno dicendo tutt'altre cose. Ragazzi, il problema oggi dell'Italia, l'informazione sportiva italiana è proprio questo, che non sono credibili, perché il tifo e il potere che hanno gli interisti, di cui possono godere gli interisti, è tale per cui la verità non emerge mai. È una cosa vergognosa, è una cosa scandalosa. Un mese fa c'è stato un editoriale del direttore della Gazzetta dello Sport che diceva: "E ora, dopo i 9 scudetti di fila della Juve, nessuno ha saputo ripetersi. Inter, Milan, Napoli, ancora Inter nei 4 anni successivi. Nessun successo si è trasformato in egemonia che possa toccare proprio al club di Zanga. Qualcuno potrà sembrare non solo paradossale, ma perfino indigesto. Da tempo l'Inter sarebbe dovuta passare di mano, secondo disinformati di professione, economisti per mancanza di prove, insomma, quel caravanserbaglio che fa da contorno spesso degradato al calcio italiano. L'Inter di Zang invece per successi seconda soltanto a quello di Moratti. Non è la Pravda, non è Inter News, è la Gazzetta dello Sport, non 2 anni fa. Un mese fa, un giornalista deve sapere quello che sta per capitare, deve sapere che Zhang non aveva i soldi. Però guardate anche qui l'interista o la narrazione interista, era tutto un grande Zhang, avete visto, non ha parlato al Gran Premio di Shanghai, non l'hanno neanche arrestato, non è vero che non può venire in Italia. Però nessuno gli chiede, ma come mai non vieni a festeggiare la seconda stella di cartone in Italia? Come mai non puoi entrare in sede? Nessuno lo chiede. Sono gli stessi che oggi salutano con gioia e giubilo l'arrivo di Oaktree. Il top sono tutti quelli che dicono, uno è il commento proprio, poi faccio vedere tutto, adesso poi nell'editing lo faccio vedere, che mi ha dato un epiteto dicendo l'Inter non ha più debiti. Cioè, come dire. Io ho un mutuo, come la maggior parte degli italiani, no? Decido di non pagarlo, la banca mi pignora la casa, perché di fatto diventa sua. Io sono contento perché così non ho debiti. Sì, di fatto non ho debiti, ok? Ma non c'ho più manco la casa. Ora, ovviamente, i tifosi dell'Inter, la squadra ce l'hanno, perché l'Inter esiste ed esisterà sempre, per fortuna anche, direi. Ma non è che adesso Oaktree dice, vabbè, dai. Non ci siamo ripresi i soldi che gli abbiamo prestato a Zhang, vabbè, però intanto abbiamo l'Inter. Certo, l'Inter ha un valore. Ma guardate, andate a vedere Oaktree cosa ha fatto
con la squadra francese del, non mi ricordo, Caen, come si chiama, cosa ne ha fatto? Non è l'Inter, è ovvio, però ha risanato prima di cercare di me. Ma dobbiamo, entriamo nell'argomento, nella cosa veramente interessante. L'Inter non poteva iscriversi al campionato. Ripeto, semplifico tantissimo, però ci sono dei criteri per potersi iscrivere ai campionati. C'è la Covisoc, che è un ente che in teoria dovrebbe essere indipendente. Poi abbiamo detto già in un altro video che in realtà la cosa strana è che sembra quasi che, vabbè, non lo dico, provate a immaginare. Diciamo che c'è qualche legittimo dubbio sul fatto che chi guida la Covisoc sia, diciamo, un po' simpatizzante dell'Inter. Questo si può dire, come Gravina, come Infantino, come il presidente del Senato, come la maggior parte dei cantanti. Uno può dire, vabbè, che fa, degli scrittori, dei giornalisti. Uno può dire, vabbè, ma che fa? Non fa. Però che cosa è successo? Che la Covisoc deve certificare che le società abbiano tutti i requisiti per iscriversi al campionato. È una cosa anche complessa, però diciamo che c'è sempre un ente che certifica, che dice, sì, io mi prendo l'onere di garantire che la proprietà di quella squadra può ottemperare ai debiti, ok? Eventuali che ci sono, può garantire la continuità aziendale della società e quindi pagare gli stipendi, eccetera, eccetera. Qualche settimana fa, un mese fa circa, c'è stato l'esposto di identità juventina, la quale ha messo in dubbio questa cosa, perché ha detto, ma perché non ha mai presentato un bilancio questa società terza che dovrebbe fare da garante, chiamiamo così, dei debiti dell'Inter? E ora si scopre questa cosa qua. Ragazzi, io leggo perché mi sono preso degli appunti, io prendo spunto da un utente Twitter che si chiama il Ciccio67, che ha scritto un testo molto molto interessante. Dice una cosa, cioè, contrarre un debito che non si può ripianare neanche tramite la società che dovrebbe garantirlo, quella società, oltre a profili di responsabilità dal punto di vista fallimentare e usare quei denari per fare mercato, altera la competizione sportiva, soprattutto se i controlli a cui vengono sottoposte altre società sono capillari e portano a sanzioni draconiane. Cioè, ragazzi, l'Inter non poteva iscriversi al campionato. E lo si è dimostrato perché? Perché Zhang non ha potuto ripagare i debiti, quindi non poteva, non dava alcuna garanzia. Chi ha garantito per Zhang? Non poteva farlo. La violazione dei tanto sbandierati principi di lealtà, probità e correttezza sono stati calpestati negli ultimi anni. E la cosa grave è il silenzio complice delle istituzioni, perché era tutto un, ma quanto è forte l'Inter, ma quanto è grande l'Inter, sì, ha qualche debituccio, ma risolve, ma Zhang è un grande. Dall'altra parte, l'anno scorso si puniva la Juve per una questione che è del tutto, che era già, si era già detto che non poteva essere punita, cioè le plusvalenze, sappiamo tutti perché è successo, no? Ora nessuno sa che cosa accadrà, lo dico io. Tanto non accadrà niente, perché l'Inter è sempre protetta e tutelata da tutto questo bailam di poteri politici, economici, finanziari e anche a livello di mass media, di opinione pubblica, di spettacolo, insomma, di gente che influenza, di opinion leader. Ok, sono tutti dell'Inter, guarda un po'. Quindi non succederà niente, ma qualcuno dovrebbe parlare di queste cose qua. Siamo di fronte a un nuovo 2006. Nel 2006 c'era, certo, il colpevole principale, la Juve, ok, non entriamo nell'argomento, è stata punita, poi si è scoperto tutto il resto, ma ancora oggi tutto quel resto non se ne deve parlare, non si parla, sembra un po' come il discorso delle reazioni avverse ai vaccini del Covid, sia chiaro, non pensare niente che io sia un Novax, però in questi giorni fa strano che ad esempio non si possa, mentre in alcune nazioni si stanno affrontando le problematiche relative alle conseguenze di certi vaccini anti-Covid, in Italia e in alcuni altri paesi non si può proprio, non se ne può proprio parlare. Ripeto, io mi sono vaccinato e tutto, quindi non voglio neanche entrare nell'argomento. Però di tutto quello che è accaduto nel 2006 non si può parlare, e quasi sicuramente non si parlerà neanche di questa cosa qua. Sì, qualcuno dirà, ma forse. Il tutto adesso è solo, vediamo se l'argomento oggi è, vediamo se Lautaro Martinez rinnoverà anche con Octrin. Questo è. Vediamo se fanno in fretta poi a ridefinire il CDA, perché così capiamo se l'Inter può fare mercato. Questo è. Non
quello che è successo, non il fatto che qualcuno dovrebbe dire, qualche cacchio di giornalista dovrebbe dire: scusate, ma non è che quelli di Identità Bianconera Juventina, come si chiamano loro, magari avevano un pizzico di ragione? Ma non è che forse sti iscrizione dell'Inter, ragazzi, in un mondo normale, civile, oggi partirebbero le inchieste per capire come mai l'Inter è stata fatta iscrivere al campionato. La giustizia sportiva si dovrebbe attivare subito. Dovrebbe già esserci il procuratore sportivo che dovrebbe indagare, togliere lo scudetto all'Inter. Perché questo non è uno scudetto di cartone, uno scudetto di carte bollate, uno scudetto che non ha senso. Che non ha senso perché l'Inter non doveva iscriversi al campionato. Nessuno ce l'ha raccontato. Questa è una cosa davvero triste, e lo è soprattutto per noi della Juve, che, attenzione, perché io so già poi quali sono i commenti. Noi non stiamo dicendo che noi siamo gli onesti, no, voi dell'Inter, vi siete autoproclamati onesti per eccellenza, ma la storia, la vostra storia dimostra che voi non siete onesti manco per il cazzo, e questa è l'ennesima situazione che dimostra questa cosa. Eppure, siccome vi siete autoproclamati tali, continuate a dire che tanto voi non potete delinquere, non potete agitare le regole, perché voi siete gli onesti. A me non fate schifo voi, e non fanno schifo neanche i tifosi, perché i tifosi sono in buona fede. Il tifoso della Juve, dell'Inter, della Roma, del Napoli, del Milan, il tifoso è in buona fede, crede alla sua squadra, crede a quello che legge, crede a quello che ascolta. Quelli in malafede sono quelli che raccontano il calcio in Italia, ma soprattutto quelli in malafede sono le istituzioni del calcio italiano ed europeo e anche mondiale. Perché in queste condizioni, dopo questa cosa qua, l'Inter non dovrebbe essere ammessa al campionato mondiale per club. Infantino, aspetta, ma Infantino, no, mi sa che Infantino non farà niente. Cioè, no, è veramente triste questa cosa qua. È veramente triste.